Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno durante la mia dieta estiva. Anche oggi faremo delle ricette freschissime, vi prometto che saremo ai fornelli davvero pochissimo, ma per pochissimi minuti, e vi farò vedere delle cose molto interessanti, come per esempio questi burger di lupini, queste paline energetiche al burro di arachidi e tante altre cose. Partiamo dalla colazione. Oggi faremo lo yogurt di chia e frutta fresca. Allora, lo yogurt di chia è molto semplice da realizzare. In realtà lo chiamo yogurt di chia, ma è semplicemente del latte a cui vado ad aggiungere 2 cucchiai di semi di chia. Utilizzo latte di mandorle e non zuccherato. Ci aggiungo questi semi di chia che lascerò in frigo per circa 20 minuti in modo tale che si possano gonfiare. Dopodiché a questi ci vado ad aggiungere lo yogurt greco. I semi di chia sono ricchi di acidi grassi, fibre, proteine e poi ci fanno sentire più sazie perché si gonfiano e ci danno questa sensazione di sazietà. Quindi è una colazione ottima per chi, per esempio, non può fare degli spuntini a mezza giornata. Vado a coprire lo yogurt con della frutta fresca, in questo caso lamponi, mirtilli e un po' di cocco e qualche mandorla. La mia colazione estiva è pronta. Passiamo al pranzo. Quest'oggi vi faccio vedere come fare dei burger di lupini. Questi sono vegan e gluten free. Facilissimi da fare perché in realtà contengono 2 ingredienti fondamentali che sono i lupini e la patata lessa. Allora, mettete i lupini all'interno dell'acqua per eliminare il sale in eccesso. Dopodiché li dovete sbucciare. Assaggiateli se sono ancora salati, fateli stare ancora nell'acqua. Dopodiché, dopo averli sbucciati, li andate a mettere all'interno di un mixer insieme a 2 foglie di basilico, una mezza cipolla, potete anche non metterla, e insieme a una patata lessa. Io la faccio lessare al microonde perché faccio prima. Dopodiché vado a mettere un pizzico di pepe e un cucchiaino di semi di chia. I semi di chia all'interno sono facoltativi, non sono necessari, sono più che altro decorativi. Vado a frullare e quando il composto si sarà compattato, a questo punto sarà pronto. Possiamo creare i nostri burger, quindi mi aiuto con un coppapasta. Sulla base vado a metterci della farina di mais e i semi di chia per non far attaccare i burger. Vado a dargli la loro forma e faccio lo stesso anche con l'altro. Se vi avanza un po' di impasto, fateci delle piccole polpette. Anche qui farina di mais e semi di chia. A questo punto sono pronti per andare in padella, quindi un po' di olio e li fate cuocere qualche minuto per lato. Se volete potete anche farli al forno. I lupini sono dei legumi altamente digeribili, energizzanti, danno un ottimo apporto di proteine, hanno un alto potere saziante, migliorano il rapporto del colesterolo e favoriscono la diuresi, quindi sono davvero ottimi e vanno mangiati spesso. A questo punto, dopo averli cotti, io li vado ad accompagnare con un po' di insalata di iceberg, carote e cetrioli. Passiamo allo snack golosissimo e si prepara in un secondo, pensate, sono delle paline energetiche al burro di arachidi. Allora, andiamo a mettere tutti gli ingredienti in un mixer, quindi mandorle tritate o farina di mandorle, il cacao amaro, il burro di arachidi da sostituire per esempio con il burro di mandorle e del dolcificante a piacere, potete utilizzare la stevia, potete utilizzare lo sciroppo di agave, io utilizzerò del miele. A questo punto, dopo aver messo gli ingredienti all'interno del mixer, frulliamo e si creerà un impasto compatto, facilmente modellabile. Quindi andiamo a creare delle palline che immergiamo nel cocco. Potete, per esempio, ricoprirle di frutta secca, come per esempio, un po' di granella di nocciole o di granella di pistacchio. Continuate così fino a finire tutto l'impasto, poi li ponete in frigo per almeno 30 minuti e poi possono essere mangiate. Sono davvero molto molto buone, davvero una tira l'altra. Allora,
Allora passiamo alla cena, una cena davvero molto semplice, nulla di particolare. Faremo una frittata di feta, zucchine e pomodorini che io accompagnerò con dei pezzettini di panino. Quindi vado a mettere in una padella un po' di olio, un po' di aglio e faccio cuocere leggermente le zucchine. Dopodiché, quando si saranno leggermente appassite, vado a metterci anche dei pomodorini a metà e la nostra feta magra, possibilmente sbriciolata o tagliata a cubetti. Faccio saltare davvero poco le verdure perché a me piacciono croccanti e a questo punto vado a metterci anche le uova sbattute. Non aggiungo sale perché la feta comunque è abbastanza salata e faccio cuocere la frittata qualche minuto per lato. Dopodiché taglio un panino cercando di creare delle simil bruschette e vado a porci al di sopra la mia frittata che ho tagliato grazie all'aiuto di un coppa pasta. Spero tanto che queste ricette vi siano piaciute, se è così mi raccomando lasciatemi un pollice in su, fatemi sapere che cosa ne pensate, se state provando a farle e come sta procedendo la vostra dieta. Io vi saluto, vi mando un bacio e alla prossima, ciao!